La Sabatino Impianti Tecnologici e Investimenti SRL, con sede a Cava dei Tirreni in via Gaudio Maiori 83B, è una solida ed affermata realtà industriale che si avvale di un importante studio di progettazione interno. Le recenti vicende riguardanti l'archivio storico comunale, la cui fruizione è attualmente interdetta per mancanza di personale adeguato, hanno inevitabilmente richiamato l'attenzione del Centro Studi per la Storia di Cava dei Tirreni, che secondo le prerogative sancite nell'articolo 2 del suo regolamento, ossia quelle di un organo che ha tra le sue principali finalità e funzioni la salvaguardia e la promozione del patrimonio storico, culturale ed artistico della città, con grande concitazione segue l'evoluzione della situazione, in merito alla quale è intervenuto con un comunicato. La chiusura al pubblico di un patrimonio culturale di così grande rilevanza, si legge nel testo diramato dal Centro Studi, non fa onore ad una città che fonda nella storia e nelle tradizioni folcloristiche ad essa collegate la sua stessa identità. In particolare, l'invito rivolto all'amministrazione comunale è quello di trovare nel più breve tempo possibile una soluzione al problema della mancanza di personale, come ha sottolineato il direttore scientifico del Centro Studi, Giuseppe Foscari. Dobbiamo sempre ricordare che Cava è una delle poche città del Mezzogiorno ad avere conservato un archivio storico comunale che abbia una sua continuità. Qui non parliamo di atti sciolti e atti che riguardino soltanto un breve periodo storico. Noi abbiamo la disponibilità di accedere a documenti che vanno dal XV, XVI secolo fino al Novecento. Noi stiamo cercando di far comprendere all'amministrazione e anche ai consiglieri comunali e alla città che si tratta di un patrimonio troppo importante perché non venga messo a disposizione degli studiosi e di quanti vogliono appunto accedere alla nostra storia, alle nostre vicende. Credo che so bene che c'è in atto un riassetto organizzativo, sappiamo benissimo che c'è un depauperamento delle forze all'interno del comune, parlo degli impiegati, so benissimo, però ci sono dei settori che dobbiamo considerare fondamentali, questo è sicuramente uno dei settori vitali. Occorre trovare un escamotage che consenta alla biblioteca di essere aperta, l'archivio storico di essere sempre aperta e l'archivio storico di essere disponibile, perché la cultura non può andare in ferie, non può essere messa in pensione, la cultura deve essere esercitata giorno per giorno, altrimenti poi ci lamentiamo del fatto che i nostri giovani e i nostri studiosi non riescano a tenere viva l'identità della nostra città, è una cosa troppo importante perché possa essere dimenticata. Quindi faccio un appello al sindaco affinché possa trovare presto una soluzione. Gli abbiamo inviato anche copia di questo comunicato, una lettera privata da parte del Centro Studi, proprio per dimostrare che vogliamo che ci sia una spinta molto forte a risolvere questo problema. Il Comitato Scientifico del Centro Studi, nella nota diramata in merito alla vicenda dell'archivio storico, ha inoltre inteso chiarire di essere estraneo a qualsiasi posizione di natura politica sulla vicenda e di stigmatizzare il rischio che la stessa possa vedere coinvolti gli studiosi del centro in sterili polemiche, per l'appunto di natura politica. Il patrimonio culturale e la memoria storica della città sono beni, si legge in conclusione del testo, che meritano la massima considerazione delle istituzioni cittadine, di qualsiasi colore politico, siano oggi e in futuro.